Amiche ed amici, quest'oggi vogliamo farvi vedere come preparare in casa una golosa e salutare marmellata di prugna. Quella che andremo a utilizzare è la prugna rossa, molto gustosa, ha una polpa molto consistente ed è un tipo di marmellata che si prepara davvero in modo semplice e veloce. L'avrete quindi a disposizione tutto l'anno per i vostri dolci o semplicemente per fare una colazione con pane e marmellata che vi darà la giusta carica per iniziare la giornata. E a voi piace la marmellata di prugne? La preparate come noi? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo ora al procedimento. Per preparare la nostra marmellata di prugne fatta in casa ci occorrono soltanto tre semplicissimi ingredienti, ovvero l'ingrediente principale, le prugne. Queste sono prugne nere, lo zucchero semolato ed un limone. Le dosi per preparare la marmellata di prugne fatte in casa sono di 2 a 1, ovvero per ogni chilo di prugne mezzo chilo di zucchero. Dovete poi procurarvi dei vasetti sterilizzati, puliti ed asciugati per poter poi quindi conservare la marmellata. Iniziamo lavando per bene le prugne per togliere tutti i residui di polvere o di terra. Dopo aver lavato accuratamente le prugne, le andremo a denocciolare e le porremo in una pentola piuttosto profonda, quindi piuttosto capace, per cuocerle. C'è anche chi sbuccia le prugne, io lascerò semplicemente la buccia e le taglierò soltanto a pezzi. Vedete, è velocissima l'operazione. Preparatevi un contenitore qualsiasi, un piattino per mettere poi i noccioli. La marmellata di prugne è davvero molto semplice da realizzare. Non richiede grandissime abilità e nemmeno tanto tempo. Completato il taglio delle prugne, andremo a ricavare il succo di limone. Aggiungiamo anche questo. E mettiamo la pentola su fiamma abbastanza alta per far bollire per almeno 5 minuti. Dopo qualche minuto le nostre prugne saranno ben calde. Possiamo versare lo zucchero. Abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per almeno 40 minuti, rigirando di tanto in tanto per controllare che non si attacchi e non si bruci. Man mano che le prugne si cuoceranno, eliminate la schiuma che si forma in superficie. Trascorsi 45 minuti, questo sarà il risultato che avrete ottenuto. Come vedete, si è ristretta parecchio, ha assunto un bellissimo colore ed è pronta per essere adesso riposta nei barattoli. C'è anche chi preferisce frullare la frutta in modo da non ottenere questo risultato. A me sinceramente piace a pezzettoni, quindi la lascerò così. La metterò nei barattoli così com'è. Ora non ci resta che riporre la nostra confettura di prugne direttamente nei barattoli, facendo attenzione a non scottarci.
andremo quindi a richiudere i nostri barattoli con tappi ermetici e ad effettuare il bagnomaria per circa mezz'ora, lasciando poi i barattoli in immersione in acqua bollente fino a quando questa sarà fredda. Ricoprite i barattoli con acqua tiepida, perché il contenuto è molto caldo, e fate bollire per circa 30 minuti. Mettete sul fondo della pentola uno strofinaccio, sia per proteggere la pentola sia per evitare che i barattoli tocchino fra di loro e possano rompersi durante la bollitura. Dopo mezz'ora di bollitura potrete spegnere la fiamma e lasciare a raffreddare l'acqua prima di togliere i barattoli. Se avete dubbi o consigli, non esitate a lasciarci un commento giù in fondo al video. Saremo felici di rispondervi. Se ancora non siete iscritti al nostro canale, vi invitiamo a farlo e ad attivare la campanellina, la notifica che vi avviserà ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo anche sul nostro sito passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alle prossime ricette, ciao a tutti amici!